Buongiorno a tutte e a tutti. Stiamo affrontando un tema oggi che è molto nuovo, è il tema dei biolubrificanti. Io faccio questa piccola introduzione a nome di Neschem, uno degli organizzatori, dei promotori di questo osservatorio su biolubrificanti, insieme alla Fondazione Ecosistemi. Con Silvano Falocco, qui al mio fianco, abbiamo lavorato a lungo insieme a un gruppo di imprese, di soggetti del mondo della ricerca, per mettere a punto una fotografia del settore dei biolubrificanti, creando ex novo dal nulla un corpo di informazioni e di dati che prima non esisteva. Questa è una delle magie dell'economia green e della trasformazione della transizione ecologica, che consente di creare ex novo delle filiere che prima non esistevano, delle competenze che prima non esistevano e di mettere attorno a un tavolo a dialogare soggetti di settori completamente diversi. Quindi io sono particolarmente orgogliosa e felice oggi di presentare questo lavoro che sarà disponibile a partire da questo pomeriggio sul sito di Neschem. E sul sito della Fondazione Ecosistemi, credo a partire da Forum domani, Compraverde, del Forum Compraverde. È un lavoro corposo che mettiamo a disposizione di chiunque sia interessato. Io voglio ringraziare in modo particolare tutti i soggetti che hanno lavorato per far sì che questo dossier venisse realizzato, che hanno raccolto tutte le informazioni, che hanno messo a disposizione le loro competenze e che oggi fanno parte di questo osservatorio su biolubrificanti che è, spero, destinato ad ampliarsi. Quindi è un messaggio che voglio lanciare in questo mio brevissimo intervento. Chiunque fosse interessato a questa tematica e volesse in qualche maniera partecipare ai nostri lavori può contattarci direttamente come Neschem o come Fondazione Ecosistemi. E mi preme quindi salutare e ringraziare tutti i componenti, Assitol, Bellini, che interverrà a questo convegno, quindi lo sentirete, Brembo, CNR, Domus Chemicals, il dottor Paolo Bondioli, che è un esperto di questo settore, Fincantieri, che farà un intervento oggi, ovviamente la Fondazione Ecosistemi e Neschem, società del gruppo Maire Tecnimont, dedicata alle tecnologie per la transizione energetica, il consorzio Renoils, Sogis, Terna, che sarà presente oggi, farà un intervento, e l'Università di Salerno. Io ringrazio tutti. Sì, allora io il primo appunto riguarda la struttura del rapporto che abbiamo presentato e che stiamo presentando. È una struttura complessa, come diceva Ilaria Catastini, nessuno è in grado di mettere assieme tante informazioni da solo, occorre per forza un processo di coinvolgimento di parti. Alcune parti sono offerenti, potenzialmente offerenti, sono produttori, sono persone di mercato, sono persone che conoscono le caratteristiche tecniche dei prodotti, ne conoscono le potenzialità, non ne governano tutti gli aspetti della filiera perché la filiera è molto complessa e quando ad esempio noi siamo rivolti, il Forum Compraverde ha come suo riferimento delle figure che sono esoteriche, che sono i RUP, i responsabili unici di procedimento, che sono acquirenti pubblici. Questa è la figura che noi abbiamo davanti, che nel corso del Forum Compraverde cerchiamo di formare e informare su tutto ciò che si muove, sia di esistente, ovvero che cosa dicono gli attuali criteri ambientali minimi, sia di futuro. Quali sono quelle aree di espansione dei criteri ambientali minimi che potrebbero riguardare nuove attività, nuovi processi? La figura che abbiamo di riferimento è questa. A questa figura generalmente non basta il ruolo del produttore, anzi, il ruolo del produttore in questi processi a volte è ambiguo, è equivoco, perché non solo perché governa una parte del processo, però perché è un attore che è fortemente interessato alla costruzione del mercato. Sono importanti tanti attori della filiera perché la conoscenza è decentrata,
noi siamo sempre in una situazione di conoscenza decentrata e nessuno ha perfettamente cognizione di aspetti che non governa. Occorre metterli assieme, il processo che richiamava Ilaria Catastini è esattamente quello dello stakeholder engagement, ovvero un processo che riguarda tanti soggetti che generalmente parlano delle lingue molto differenti. Noi l'abbiamo messo assieme, abbiamo realizzato un rapporto che parla essenzialmente di quattro aspetti del biolubrificante. Il primo aspetto è quello relativo a cosa c'è oggi, quali sono i mercati esistenti e i mercati potenziali di un'attività come quella del biolubrificante, considerando che alcuni di questi mercati sono in fase di costruzione. Da poco è stato approvato un criterio ambientale minimo, ad esempio relativo ai veicoli, e questo criterio prevede una parte che riguarda pure l'utilizzo di biolubrificanti, quindi significa che il settore è in espansione. Nella prima parte noi abbiamo fatto un quadro di quali sono i mercati potenziali, non siamo arrivati a tutti i mercati potenziali perché questi riguardano il settore dell'industria, il settore del trasporto, il settore dell'agricoltura, ma abbiamo iniziato a fare delle mappe di questi mercati, perché se tu vuoi costruire una filiera destinata alla riduzione degli impatti, un prodotto che ha una riduzione degli impatti ambientali, devi sapere a chi si rivolge questo prodotto. Quindi la prima foto che abbiamo fatto riguarda appunto il mercato attuale, il mercato potenziale e le eventuali buone pratiche. Poi abbiamo fatto una foto precisa dei benefici ambientali e dei benefici sociali e della salute collegati all'utilizzo di questo prodotto, e abbiamo visto quali sono le riduzioni di gas climalteranti sostituendo questo prodotto che, come diciamo, lo diciamo da più parti, è un prodotto che riguarda essenzialmente, ma non solo, le industrie, le attività economiche. Quindi è un prodotto che rischia di essere, la cui potenzialità rischia di essere sottovalutata in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Abbiamo visto che ci sono enormi benefici ambientali, ci sono anche benefici sociali e benefici che sono connessi alla salute. Anche di questi abbiamo fatto un quadro, li abbiamo proposti, sappiamo che anche per la identificazione di questi benefici forse occorre un coinvolgimento, che è proprio il compito dell'osservatorio, delle parti interessate, perché domani noi presenteremo un rapporto che si chiama Green Report, rivolto proprio ai porti. Quando dico non lo possiamo dire, non lo possiamo dire perché lo presentiamo domani, ma ai porti gli abbiamo chiesto se loro utilizzano già biolubrificanti. Ovviamente questo è un modo anche per segnalare a queste attività portuali l'utilizzo di un prodotto sostitutivo di uno convenzionale che potrebbe far incassare dei benefici ambientali a queste autorità portuali nella direzione della sostenibilità. Abbiamo poi fatto un quadro di tutto ciò che si è mosso e si sta muovendo sul lato dei criteri ambientali, quindi etichette ecologiche quando esistono, o criteri ambientali minimi, appunto quello che riguarda i veicoli, o etichette ecologiche europee o etichette ecologiche internazionali, per segnalare quando esistono delle buone pratiche oppure delle ecoetichette che permettono già di identificare dei prodotti lubrificanti come prodotti lubrificanti a impronta ecologica ridotta. Alla fine del rapporto l'abbiamo tolto dalla descrizione, quella dei primi capitoli, all'inizio l'avevamo messo quasi alla testa di tutto il ragionamento, poi essendo molto tecnico abbiamo preferito metterlo alla fine, ma c'è una parte relativa alle caratteristiche tecniche che è comunque anche questo un prezioso contributo, perché se parliamo non a figure
come quelle dei responsabili d'acquisto, che probabilmente delle caratteristiche tecniche sono meno interessati. Ma se parliamo a responsabili di processi industriali e esperti di materie o di sostanze chimiche o di processi produttivi che le utilizzano, vogliono sapere anche aspetti tecnici per evitare quel ragionamento, che pure è possibile, che attraverso questo prodotto magari si hanno dei vantaggi ambientali ma non si hanno le stesse prestazioni. In questo caso noi abbiamo invece sgombrato il campo da tutte queste osservazioni, da osservazioni di questo tipo, mettendo in campo tutte le osservazioni e le specifiche tecniche necessarie. Per questo abbiamo chiesto a alcuni interlocutori, credo che Renato Grimaldi sia collegato o sia già collegato, se Renato Grimaldi, che forse ha il piacere di presentare direttamente Ilaria, è collegato, noi possiamo farlo parlare per dirci il suo punto di vista e il suo interesse eventuale dell'amministrazione su un tema complesso, ma così che può far guadagnare, può darci dei benefici ambientali in modo molto diffuso. Se Renato c'è, se tu lo vuoi presentare, sì, certo. Ilaria. Molto volentieri, intanto ovviamente lo ringrazio. Renato Grimaldi è il direttore della Direzione Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica ed è a capo di tutta la parte, diciamo, che segue il Green Public Procurement, per cui è direttamente coinvolto in queste tematiche. Per noi sarà preziosissimo ascoltarlo, ascoltare i suoi suggerimenti. Io mi sono affacciato per due motivi, anzi tre. Un po' l'appuntamento in generale è elemento di grande interesse e credo che in platea o collegati ci sia più di qualche funzionario della direzione, visto che noi curiamo i CAM. Un po' perché a Ilaria Catastini non le si può dire di no, e un po' per vecchie conoscenze ovviamente, e un po' perché la mia cultura personale, vengo dal, insomma, i lubrificanti sono un po' un processo, un tempo erano uno stadio di un processo del trattamento degli oli fossili. Siccome mi sono occupato sempre di mare, trasporto marittimo, fascia costiera, diciamo, un argomento a me molto caro, quindi l'idea di ridurre gli impatti diretti e indiretti di questi usi a volte abnormi che abbiamo fatto delle fonti fossili, soprattutto via mare, è chiaro che cattura la mia attenzione. Poi mi sono letto alcune schede, un po' ho girovagato, e credo che sia una pista interessante, cioè in grado di aprire opportunità, chance e anche ipotesi innovative. Mi pare, da quel che ho letto, mi pare che stiamo facendo velocemente i primi passi di questa storia. Mi è parso che alcuni successi sono abbastanza territorializzati e io non posso che vedere con favore, per quanto posso contare, che si sviluppi questo tipo di impegno come scelta di campo. Noi amministriamo i CAM. Ovviamente nell'interesse di tutti i presenti non possiamo creare monopoli oppure condizioni di particolare vantaggio, a volte stanno esperienze di straordinario interesse, che però c'è un'azienda sola, non è che possiamo scombinare il mercato tout court, però stiamo facendo abbastanza convintamente il nostro dovere, abbiamo una partnership seria. Falocco lo sa, proprio con ecosistemi e su alcune iniziative divulgative, e c'è la consapevolezza di essere uno dei reali strumenti, effettivi strumenti, non di sussidio, ma di politica industriale di cui dispone il governo. Tanto per ripetere i soliti numeri, se una parte importante del PIL afferisce alle acquisizioni di beni e servizi della pubblica amministrazione, 10, 12, 13, 9% non è facilmente quantificabile, è chiaro che diventa uno strumento che può orientare
verso comportamenti virtuosi il mercato. E siamo in un contesto anche particolarmente favorevole, ormai la parola green tra un po', non so, verrà messa pure sulle scarpe, e quindi noi con questo approccio garbato, non eroico, non retorico, vorremmo cimentarci nella consapevolezza che diventa sempre più ineludibile. Io non voglio essere l'artefice di particolari letture di quelle che qualche economista parlava in altri ambiti, una cosa ordinaria peraltro in mare, del conflitto tra economie, sia tra modelli di economia, sia tra offerte dell'economia. E questa cosa diventerà sempre più ineludibile in un paese dove globalmente l'intero paese è un po' refrattario alle scelte, questo dobbiamo dircelo. Si è sempre aggiunto, raramente si è scelto. Allora, io mi auguro che i percorsi, come dire, valutativi, ricognitivi, complicati, lunghi, anche faticosi, che noi facciamo per fare un CAM, si riempiano di contributi anche innovativi, in un equo contemperamento che tenga presente che il Paese non procede a strappi per evitare uno di accentuare un impatto sociale già di dimensioni drammatiche, però mi pare che ci stiamo muovendo con accortezza, con equilibrio, dentro uno scenario che comincia ad assumere i contorni, diciamo, di una, più che conflitto, che è una parola che in Italia non piace, di sana competizione tra modelli e proposte economiche. Su questa base noi siamo molto aperti, come sa Falocco e sa bene la Catastini, noi non facciamo partecipare ai tavoli la singola azienda, ma le associazioni di impresa. Ebbene, in quella veste, in quella sede, ci auguriamo che il dibattito, il chiarimento, il confronto si arricchisca sempre di più di posizioni innovative, quale quella che mi sembra scaturire dal rapporto che state per presentare, perché i biolubrificanti potrebbero essere, in una svariatezza di scenari, dall'industria a tutti quelli che voi enumerate, potrebbero essere una importante alternativa all'impiego degli oli fossili. E quindi io sono qui a testimoniare fisicamente la vicinanza. Non avrei voluto collegarmi col cellulare, ma abbiamo questo impedimento. E quindi ecco, questa è più che altro una testimonianza, un saluto e un segno di attenzione. Grazie mille, è un incoraggiamento anche a proseguire su questa strada di lavoro e con questa metodologia di lavoro, e quindi speriamo poi in futuro di poter raccogliere da te e dalle persone, diciamo, che lavorano con te, tutta una serie di contributi anche specifici, anche tecnici sul lavoro che abbiamo fatto, perché ci serviranno per il futuro. Grazie ancora. Sì, io intanto, raccogliendo in questo minuto l'osservazione di Renato Grimaldi, direi che anche a noi il lavoro, quello che è stato impostato, piace questa impostazione da politica industriale che hanno i CAM, cioè sono uno strumento che possono orientare la politica industriale. Noi a volte esagerando sicuramente, però diciamo che le amministrazioni pubbliche, non sapendolo, fanno la politica industriale attraverso gli acquisti tutti i giorni, non ne sono consapevoli, però la fanno, e quindi è evidente che anche questa attenzione da politica industriale, quindi con i tempi delle conversioni produttive, che non sono i tempi dell'immediato ma sono i tempi della programmazione, noi cogliamo questo interesse, tenendo conto appunto che magari il mercato maturerà, e a quel punto, maturando il mercato, ci saranno aziende che si proporranno con queste caratteristiche per fornire una quantità di fornitori che non ci fa correre il rischio di avere dei monopoli. Quindi il tempo nostro è quello giusto. Renato Grimaldi credo che abbia toccato bene gli aspetti di cui stiamo parlando. Io inviterei qua a parlare tra di noi Marco Bellini, che nel contesto del lavoro che abbiamo realizzato ha avuto un ruolo, posso definirlo, da super esperto. È il nostro
il nostro asso nella manica, cioè quando noi non sappiamo delle cose ricorriamo a Marco Bellini, che con la sua esperienza riesce a dipanarci dei nodi per noi a volte un po' intricati e troppo intrecciati. Marco, che hai fatto parte dell'osservatorio fin dall'inizio. Grazie Silvano per questa piacevole introduzione, ma mi stai dando più punti di quelli che io personalmente ho e la mia azienda che rappresento abbiamo. E grazie Ilaria per aver coinvolto, per essere stata da catalizzatore nella creazione di questo primo osservatorio. Effettivamente la Bellini ha contribuito a creare questo osservatorio, a creare i contenuti di questo osservatorio, perché Bellini è ormai da più di 10 anni, quasi di 15 anni, nel mondo dei biolubrificanti. Si è sviluppata basandosi le sue tecnologie nell'introduzione e creazione di primo biolubrificanti. Prima diceva il dottore Grimaldi che i CAM possono essere un buon indirizzo per generare una politica industriale condizionando e obbligando, diciamo, il 10% di questi acquisti della pubblica amministrazione sui biolubrificanti, ma nel mercato i lubrificanti è già fiorente in Italia, la storia della mia azienda lo dimostra ancora prima che ci fossero questi campi, perciò ben venga questa introduzione di questi campi che danno un'ulteriore accelerata a un percorso che comunque l'industria italiana ha già intrapreso, un percorso nato nel 2008, noi siamo stati tra i primi in Italia a introdurre i biolubrificanti nel settore industriale, in un settore industriale prettamente privato dove, diciamo, non c'è l'acquisto pubblico, ma che ha potuto generare in un mercato di 400.000 tonnellate dati UNEM, ha potuto generare quasi il 10% di biolubrificanti venduti a oggi sul mercato italiano. Questo vuol dire che è un trend ormai in essere, si stima che nel 2025 la crescita mondiale dei biolubrificanti abbia una crescita annuale oltre il 7%, e questo vuol dire che in un mercato di lubrificanti a livello mondiale, come diceva il dottor Grimaldi, che sono essenzialmente riconosciuti come provenienti da fonti fossili, vuol dire in un mercato mondiale di 40 milioni di tonnellate, che è un mercato stabile a livello mondiale, una crescita del 7% annuale dei biolubrificanti vuol dire un aumento di quote di biolubrificanti che vengono erose ai consumi di lubrificanti fossili a livello mondiale. Ovviamente ci sono paesi che sono più virtuosi rispetto a altri. L'Italia, a mio parere, come attore e produttore di lubrificanti, perciò alla fine di quella filiera che si è creata intorno a questo osservatorio, è la dimostrazione che c'è un mercato florido. L'Italia è un paese virtuoso, ahimè generato da un'inconsapevole tassazione sui lubrificanti fossili ancora nata nel primo dopoguerra, che ha generato un processo virtuoso nel generare alternative alle fonti fossili aggravate da un'imposizione fiscale che non ha invece le fonti rinnovabili. Questo è, non mi interessa come è nato, se in maniera fortuita o in maniera volontaria, questo meccanismo di generazione di lubrificanti, di tecnologie legate al biolubrificante. Fatto sta che oggi l'Italia vanta di questo primato a livello europeo in termini di percentuali e in termini di filiere, e la mappatura di questo osservatorio è la dimostrazione che c'è una filiera molto florida. La mia partecipazione e la partecipazione della mia azienda a questo osservatorio vuole anche essere uno strumento per divulgare la cultura del biolubrificante, e come dicevi tu prima in introduzione, il biolubrificante non è soltanto un beneficio per l'ambiente, perché ovviamente essendo biodegradabile e l'interpretazione che diamo noi biolubrificante anche provenienti da fonti rinnovabili, ma è anche, creano una sorta di benefici di tipo ambientale, ovviamente benefici anche sulla salute degli utilizzatori, soprattutto nel mondo dell'industria, dove l'operatore è a contatto spesso con il lubrificante o volontariamente o involontariamente nella manipolazione, nei travasi, nelle perdite che ci possono essere in una macchina. Questo genera poi una riduzione del rischio della salute, perché i prodotti biolubrificanti sono facilmente compatibili con il derma dell'operatore, mentre tutti i derivati petroliferici, con tutte le impurezze che contengono, creano dei problemi di assorbimento
sia tramite inalazione, tramite assorbimento transdermico, che comporta dei rischi di salucciola salute anche per complicazioni di malattie professionali. Perciò l'aspetto della salute è un aspetto che stiamo dando a questo osservatorio come integrazione dei benefici che può generare, e l'altro beneficio è un beneficio di tipo sociale, perché a parte la salute che riduce malattie professionali negli ambienti di lavoro, ma il beneficio sociale è, oltre a quello ambientale, ma anche il fatto che si crea una filiera di una filiera corta, perché spesso questi materiali vengono generati da piantagioni sul mercato, sul territorio europeo. Questo vuol dire che sia una circolarità, un coinvolgimento di tutti i settori primario, secondario, terziario allocati sul territorio europeo. Questo vuol dire che la creazione dell'olio vegetale, che poi viene, da cui derivano i biolubrificanti, viene fatta sul territorio europeo, la trasformazione e la manipolazione viene fatta sul territorio europeo da aziende chimiche che padroneggiano questa tecnologia, e il consumo, visto che l'industria manifatturiera è molto florida a livello europeo, il consumo viene fatto sul livello europeo, e poi la raccolta, con tutte le tecnologie annesse alla raccolta, può essere fatta tutto sul territorio europeo. Questo vuol dire che la filiera, tutti i settori e tutte le sfaccettature della nostra società, sia economica che non, sono coinvolte, primario, secondario, terziario, nella produzione, utilizzo, commercializzazione e raccolta del biolubrificante, tutto il fatto a livello europeo. Perciò ben vengano iniziative di questo tipo. Spero che effettivamente il nostro auspicio è quello di allargare sempre di più i partecipanti a questo osservatorio, che sia di spunto per la pubblica amministrazione, come dicevo prima, che possa introdurre dei CAM specifici anche a livello industriale, anche se magari la pubblica amministrazione come olio lubrificante industriale ne utilizza meno di quanto l'ente privato, ma per tutte quelle attività che comportano l'utilizzo di un olio industriale possa incentivare l'utilizzo di questo lubrificante. Sì, grazie del contributo. Volevo fare solamente un minuto di dialogo, ma anche per far capire un po' come funziona il forum. Questa mattina questo pomeriggio Ilaria Cadassini ha partecipato ad un'iniziativa sull'accompagnamento alla transizione ecologica delle imprese. In quel contesto, ad esempio, c'era un'impresa molto importante che è Caviro, che ha tutto un percorso orientato alla sostenibilità. È evidente, e lo dico a nomis, ma lo dico come se parlassi già a quell'azienda, che quell'azienda, che è un'attività industriale e anche un'attività agricola, è un potenziale acquirente, ma interessato, non è interessato a quel campo, perché probabilmente non conosce perfettamente la potenzialità che esiste nel biolubrificante come prodotto sostitutivo del convenzionale. Ora, dove trovare gli attori interessati? Ecco, quello che il forum tenta di costruire è la definizione di un perimetro di attori verso i quali uno non va a proporre delle iniziative bislacche, ma attori che chiedono queste iniziative perché probabilmente hanno perfettamente sotto controllo la loro filiera, e anzi dell'elemento della trasformazione degli scarti ne fanno un'attività produttiva a loro volta, e quindi sono riusciti a fare una specie di simbiosi industriale all'interno del perimetro della propria azienda, ma non sanno che possono sostituire dei prodotti che vengono da combustibili fossili con altri prodotti, perché così funziona il mercato del green, cioè è in costruzione. È per questo che è importante incontrare questi attori, perché poi sono gli stessi attori che domani, all'interno anche dell'osservatorio, così come domani sarà col porto di Napoli
quando viene, oppure dell'interesse dimostrato dal porto di Cagliari. Quando questi attori si dimostrano interessati a quel percorso, l'elemento del contatto, cioè il networking, che il digitale rende sempre più complicato, ma attraverso una buona politica di networking tu arrivi sia ad inserirli in osservatorio perché ti possono dire le potenzialità di acquisto e le potenzialità del loro mercato, ma anche di costruzione di nuove filiere produttive. Lo dico perché questo è il metodo che noi utilizziamo e credo che sia un metodo che funzioni alla fine anche per arricchire l'osservatorio. Io chiederei, non so se tu vuoi dire qualche cosa, era solo per rafforzare questo impegno, chiederei a Vincenzo Accurso di NextGen di venirci a completare il quadro che NextGen ha definito. Io ho sempre paura quando parlo con voi che siete ingegneri, chimici, ingegneri responsabili di processo, quindi ho sempre un po' di vergogna, diciamo, per la quantità di informazioni che voi avete, c'è un gap informativo tra noi e voi che è gigantesco. Allora ci aiutate anche voi a capire l'impegno di NextGen in questa direzione. Innanzitutto grazie, la prima che devo ringraziare è Ilaria, che è collega e amica, che ha preso tempo fa l'iniziativa di promuovere questo osservatorio, a cui diciamo, devo dire che non ha fatto fatica. In un paio di minuti abbiamo detto mi sembra un'ottima idea, andiamo avanti. Non c'è nessun timore reverenziale nei nostri confronti, e il fatto che noi crediamo molto a questo osservatorio trae origine anche un po' dal DNA di NextGen, perché NextGen innanzitutto, in pochissime parole, è la società del gruppo Maire Tecnimont che è dedicata totalmente alla gestione dei processi tecnologici per gestire questa transizione di energia. Allora, la differenza fondamentale è che noi non siamo, diciamo, il costruttore verde, noi non amiamo essere visti così. Che significa? Il nostro modello di business è quello di gestire tecnologie e precisamente processi tecnologici, e in questo credo che la storia dell'azienda abbia da dire qualcosa, da dire e da dare soprattutto, quindi processi tecnologici. Ed è chiaro che quando affrontiamo un tema di trasformazione, quindi di transizione, è evidente che siccome c'è una società che fa impianti, facciamo anche i costruttori, quindi facciamo l'ingegneria e poi alla fine facciamo l'impianto. Ma il punto chiave di questo osservatorio è la messa a fuoco del tema. Cioè, analogamente ad altre questioni di filiera, io arriverei a dire di transizione energetica, si pone una questione di fondamentale, e cioè il cambio dei paradigmi. Uno per tutti, il cambio dei feedstock. Sembra banale, ma il fatto che l'industria è costretta a ragionare con feedstock di natura locale e non più commodities che vengono via nave, al di là delle emissioni del CO2, è un tema non indifferente. Primo aspetto, nel senso che bisogna fare i conti con la disponibilità di questo feedstock. Poi c'è il secondo tema, che è la scatola nel mezzo che gestisce il feedstock, che lo trasforma in modo tecnologico, tecnologie esistenti. Arriverei a dire che noi non inventiamo niente. Noi mettiamo insieme molto spesso cose note, tecnologie non mature che devono essere industrializzate, devono essere rese scalabili per soddisfare una domanda di industria e non un bisogno limitato alla provincia di qualcosa che è duplicabile, replicabile con successi a dimensione industriale. E poi c'è l'altro passaggio, che invece è l'applicazione finale. Io posso anche fare una molecola con questa super tecnologia di cui sono master in commander, e devo fare una molecola uguale a quella che consuma oggi l'utente, l'end user. Questa molecola deve essere un feedstock di natura non più fossile, ma di natura biologica. E qui si apre un po' quello che ha appena detto lei, riprendendo anche quello che diceva Grimaldi, ma anche l'amico Bellini, è sul fatto che questi prodotti devono essere di facile implementazione, di facile utilizzo, di facile consumo. L'end users ha un ruolo attivo in questo nostro osservatore, che arriverei a dire forse anche di più di quello che ha comunque in un altro contesto. Faccio l'esempio: il biocombustibile, se io riesco a soddisfare il consumatore finale che guida la sua macchina e gli diremo un giorno che c'è un renewable diesel anziché un gasolio, tra parentesi noi abbiamo tecnologia anche per far questo, lui sarà contento perché non è una tecnologia che usa un carburante che non ha origine fossile.
Se invece di questo signore che consuma, cioè noi usiamo questa roba qui, siamo invece un'impresa che questo lubrificante lo usa tutti i santi giorni per far girare le sue macchine rotanti, allora dico così un esempio, questo signore oltre a essere un end user come quello lì, quindi che soddisfa anche lui tutti gli SDG eccetera eccetera, ha in più un interesse attivo perché ha un problema di salute, l'abbiamo capito, ha un problema anche di efficienza di gestione dell'azienda, cioè quella roba lì entra nel merito al conto economico, entra nel merito dei suoi temi reali quotidiani di produzione. Allora, in questo senso, l'osservatorio vuole catturare, per creare un contesto non solo di diffusione culturale di questa roba, ma anche un approccio industriale. Noi, diciamo, una parola inventata, che usiamo spesso in inglese, inventata in inglese, è che noi siamo dei doer, cioè siamo quelli che, oltre ad avere capito la tecnologia che serve, ed averla messa a punto, mettiamo insieme le parti. Quindi l'osservatorio cosa fa? Mette insieme soggetti diversi, A per fotografare il report, conosco i dati, non sapevamo, io oggi ho scoperto con grande umiltà, lo dico, non mi vergogno, che esiste Coviro, fior fior di aziende che col suo stabilimento dalla vigna tira fuori il bioetanolo. Io vi potrei raccontare che abbiamo tecnologie per fare etanolo anche da contenuti lignocellulosici di tipo diverso, ma il principio è lo stesso. È interessantissima questa cosa. Quel signore lì, lui fa economia circolare da qualche anno, magari lo sanno in pochi. Ecco, quello è un soggetto che noi dobbiamo catturare. E al pari di lui, al pari, diciamo, di questo soggetto, anche quelli che stanno dopo, cioè i consumatori finali, che sia mobilità, che sia industria, è irrilevante da questo punto di vista, hanno parte attiva più di quanto lo avrebbero altri soggetti, come per esempio nel mondo della trasformazione delle plastiche. Ci sono delle analogie, ma ci sono anche delle differenze importanti. Ma il vero tema è che ci sono dei colli di bottiglia, al di là della domanda che tutti ci aspettiamo di fare impianti, perché noi facciamo impianti, i nostri ricavi vengono dalla costruzione degli impianti, dalla vendita di tecnologie, è quello proprio di creare un contesto in cui effettivamente le parti si mettono insieme. E si mettono insieme per soddisfare un bisogno che oggi esiste, una domanda che si va qualificando sempre di più, e soprattutto per far capire che dentro queste prime, diciamo, avvisaglie di bisogno tecnologico ci sono tante applicazioni che in prima battuta non si vedono. Cioè, quando noi mettiamo insieme il processista, il produttore del biolubrificante, l'esperto chimico dei trattamenti, noi abbiamo tirato fuori da poco tempo un brevetto, una nostra tecnologia di pretrattamento dei trigliceridi. Perché? Perché è propedeutico per far sì che la carica sia omogenea a quella tecnologia. Sono due cose che parlano fra di loro, che sono molto spesso soggetti anche diversi. Ecco, in questo senso, il contributo di processista tecnologico. Quindi noi spingiamo questo osservatore, ci crediamo moltissimo, perché è, diciamo, per noi è l'anticamera di un processo industriale che noi vogliamo fare. Noi alla fine vogliamo che ci siano effettivamente degli impianti che facciano queste robe qui. E non puoi prendere in considerazione seriamente un tema industriale di questo calibro, quindi calibro industriale, se non metti insieme tutti i soggetti. Capiamo, intuiamo, senza volere allungare troppo il discorso, la convergenza che c'è fra la Confagricoltura e l'industria chimica tradizionale. In tempi non sospetti, un signore di Siena Gardini, che ha fatto la fine che ha fatto, però in tempi non sospetti pensò con grande anticipo, forse troppo, quale poteva essere il futuro di quella chimica. Oggi la convergenza tra il mondo agricolo e il mondo industriale è potentissima. Oggi un grande proprietario terriero, e questo vi dico che succede in tutto il mondo, pensate alle grandi aziende del Sud America piuttosto che anche nell'Est Europa, eccetera, eccetera. Questa convergenza è prima era pensata, era direi ufficiosa, adesso è ufficiale, nel senso che si traduce in fatti concreti. Oggi qualcuno di questi, i grandi imprenditori, o comunque medie imprese agricole, può pensare ragionevolmente, ma non perché ce l'ha già. Oggi lui dallo scarto della vigna fa qualcosa di alternativo, però lo scarto l'aveva già. Io dico che si può fare un passo in più, ragionare in termini di sostituzione anziché di consumo di suolo, primo altro grande paradigma che va smontato, perché l'impresa agricola ragiona anche in questi termini, termini sostitutivi per creare valore. Chiaramente è evidente che c'è un tema di territorio con tutte le complessità che porta, ma è una, come dire, anche questo è una fetta, diciamo, è un protagonista attivo a sua volta, un protagonista di filiera da cui non si può prescindere.
Quindi, in estrema sintesi, ora non voglio annoiarvi più di tanto, noi siamo, guardate questo osservatorio come lo spirito di uno che fa integrazione. Integrazione fra le parti, non soltanto per creare contesti, a mio avviso, molto costruttivi come questo, ma che sono questi di stimolo, no? Di spirito, hanno più sapore culturale, della divulgazione. Noi vorremmo andare anche un po' oltre e farli diventare un posto anche fisico, dove ci si incontra. Io conosco Bellini e poi parlerò col Covid, magari si parlano fra di loro, non so cosa succede, ma una cosa è certa, da lì può partire un'azione anche, per esempio, per stimolare processi normativi, perché è inutile che ci giriamo intorno. Molti dei processi di trasformazione tecnologica, le novità, hanno bisogno di una mano d'aiuto. Poi il mondo in genere, ora non parlo dell'Italia perché, diciamo, ne sapete più di me, ma queste cose avvengono o per multe o per incentivi. La cattura della CO2, quando la tassa sulla CO2 comincia a diventare una roba seria, si svegliano tutti. In California costa 200 euro, più di 200 euro a tonnellata. In Italia siamo arrivati a 46, 48, 50, i numeri crescono dopo settimana per settimana. Ma finché non c'è questa roba qui, questa grande preoccupazione era solo culturale, sì, è giusto, però quando diventa un tema da bilancio, allora l'industria si sveglia. Allora, intendo dire che anche in questo senso, queste iniziative, mettere insieme conoscenza e disponibilità industriale a prendere queste iniziative, lo considero un momento importante anche ai fini di una promozione dal punto di vista della norma, dal punto di vista, diciamo, del contesto normativo di riferimento in senso ampio, direi regolamentare. Ecco. Il fatto che sul mondo dei lubrificanti non ci fosse, e comunque, diciamo, sono i primi passi, un unico obiettivo, un'unica finestra da cui guardare con una messa a fuoco adeguata, ecco, ci è sembrato un'opportunità d'oro. Cioè, è un mercato che ha una dimensione importante, magari non è confrontabile con quello dei combustibili, per carità, ma parliamo di milioni di tonnellate, non stiamo parlando di poca roba. Quindi, mercato importante che interessa un'industria importante. Cioè, i soggetti coinvolti, invitati, che spero che sentiremo, Brembo piuttosto che altre aziende, ora nominiamo Brembo perché sono stati molto sensibili, ma immaginate tutto il mondo della motoristica pesante, della meccanica di rotazione. Cioè, c'è un mondo che il lubrificante lo vive moderna stessa. Immaginate tutto il mondo della trasformazione, tutto il mondo dei lubrificanti per uso isolante dal punto di vista elettrico. Cioè, il tema industriale coinvolto, i soggetti industriali sono veramente tanti come numero, diversi per natura, e in qualche modo, ripeto, nessuno può affrancarsi dal parlare con qualcun altro se non in un contesto, dico, da osservatorio, se ci limitiamo a fare queste giornate, ma il passo successivo è facciamole diventare dei fatti concreti industriali. Intanto grazie. Io credo che questo sia esattamente lo spirito del forum. Su questo un altro passaggio, voi considerate che domani nell'iniziativa con le autorità portuali sarà presente Alice, che ha un punto di vista sulla logistica sostenibile, e quindi un soggetto interessante, sarà presente anche in qualità di osservatore, a dir la verità, l'area di Eni che si occupa del grande trasporto delle grandi navi per combustibili. È ovvio che tutti questi soggetti sono attori che per noi sono fondamentali. La difficoltà che noi abbiamo è sempre a far emergere i temi. Su questo ci aiutano gli stessi potenziali acquirenti. Io credo che abbiamo in rete Fincantieri collegato su web. Abbiamo pensato di farci dire delle cose da potenziali utilizzatori e dopo di chiedere ad Andrea Polloni, che è uno degli esperti del public procurement, del procurement green, e che lavora a Tor Vergata, un suo punto di vista sul tema. Io chiederei a Bionda di Fincantieri se è collegato e di darci qualche suggerimento, farci qualche osservazione. Ma innanzitutto io comincio con ringraziare Ilaria e tutto il gruppo che ci ha accolto. Noi abbiamo raggiunto questo gruppo
solo da pochi mesi, però abbiamo scoperto un mondo decisamente interessante. Conoscevamo già la materia dei biolubrificanti, ma sicuramente non sapevamo quanto fosse estesa, aperta, approfondita e soprattutto vitale e vivace. E noi come Fincantieri siamo un costruttore di navi, fondamentalmente poi di navi da crociera, per cui abbiamo da parecchi anni ormai una sensibilità ambientale legata a quella che è poi la sensibilità dei nostri clienti, perché i nostri mezzi vanno ad operare in aree che in un certo senso sono estremamente diverse tra loro. C'è quella dei porti, dove già i problemi ambientali sono tanti perché hanno già un inquinamento molto elevato, e poi c'è tutta l'area del turismo, dove le nostre navi vanno a operare in ambienti che sono estremamente delicati, come l'Alaska, i fiordi, tutto il Mar Baltico. Adesso le crociere cominciano ad andare nell'Artico, quindi sistemi estremamente sensibili. E siamo anche un settore che è considerato quelli hard to abate, no? Difficili da gestire, ed effettivamente lo è. Se è vero quel che succede a terra, che tutto quello che si sversa in qualche posto va a finire in mare, lo è tanto più nel nostro mondo. Per noi la ricaduta in mare è praticamente immediata. Certamente adesso il grosso dei volumi, dei consumi e dei problemi li abbiamo coi combustibili, ma anche i lubrificanti hanno un impatto molto importante, perché sono impiegati in macchinari che sono estremamente delicati per il nostro settore, perché vengono utilizzate manovre idrauliche, che poi fondamentalmente sono i portelloni di murata, quello che permette di mantenere stagna la nave e le gru per l'imbarcazione di salvataggio. Ci sono gli impieghi per i cuscinetti della linea d'assi, e sono proprio quello in particolare, quello collegato il più vicino all'elica, può essere fonte di inquinamento. Quindi avere la possibilità di avere un lubrificante bio che sia biodegradabile è molto molto importante. E qui faccio un appunto e poi uno stimolo per tutto il gruppo e per tutti quelli che si occupano di questo settore, come cosa che peraltro è già stata detta in precedenza. Anche noi, essendo alla fine degli assemblatori di macchinari e poi dei fornitori di prodotti di consumo, ci troviamo nella difficoltà di abbinare il prodotto con il macchinario, perché spesso il produttore del macchinario non ha questo legame col fornitore del prodotto, in questo caso il lubrificante. Non c'è, nel caso dei biolubrificanti, una normativa e forse anche solo delle consuetudini così precise come sono quelle dei lubrificanti tradizionali, e non sempre guardare un solo parametro, per esempio la viscosità o altro, è sufficiente, ma è necessario che ci siano studi e cose più approfondite per arrivare a garantire l'affidabilità di tutto il sistema. E quindi la sfida è quella di proprio aumentare la conoscenza, perché le performance ho avuto modo in questo periodo di vedere che ci sono, e ci sono tutte, però spesso non c'è poi l'abbinamento tra fornitore del macchinario e prodotto disponibile. Per il resto che altro dire? Bisogna sempre, cioè ormai la svolta green è cominciata, credo che sia un percorso che non si arresterà più, sarà spinta dalle normative, spinta dalle tassazioni, spinta dall'esigenza di mantenere il pianeta che abbiamo. E ovviamente le difficoltà economiche
che ci sono legate ai nuovi prodotti sono tante, ma sono sicuro che la strada ormai è imboccata ed è solo una questione di tempo. E ovviamente va aumentata la disponibilità dei prodotti, vanno resi più economici, vanno aumentate le performance e la conoscenza, ma penso che siamo su un'ottima strada, e questo gruppo sicuramente sia con questo report che poi con quelli che seguiranno può dare il giusto contributo a stimolare lo sviluppo dei prodotti e soprattutto lo sviluppo della conoscenza dei prodotti. Ok, intanto grazie del contributo, anche e soprattutto dello stimolo sul continuare i lavori dell'osservatorio. Io già vi do una tappa per la 16ª edizione del Forum Compraverde, lo dico a Ilaria Catastini. Noi all'interno del forum ogni anno facciamo delle sedute formative e informative che in questo momento sono in onda, tant'è che qualcuno mi ha detto se avevo il dono dell'ubiquità, perché contemporaneamente stavo facendo una sessione formativa e stavo moderando un dibattito. Nessuna ubiquità, è solo che sono preregistrate e vanno in onda nello stesso momento, ma poi tanto sono disponibili con il tempo anche su YouTube. Io già vi do l'appuntamento, quindi preparatevi che l'osservatorio il prossimo anno prenderà una sessione formativa rivolta appunto tipicamente a responsabili d'acquisto, possono essere pubblici o privati, quindi occorre mettersi nella logica di chi sta comprando questi prodotti. E ci prendiamo l'impegno il prossimo anno, oltre di fare il punto con la seconda edizione dell'osservatorio, di presentarlo, lo presenteremo anche a Ecomondo, l'osservatorio sui biolubrificanti, ma oltre alla presentazione della seconda edizione del rapporto, che sarà arricchita dal contributo dei soggetti che parteciperanno, che si uniranno a noi, ci sarà anche, ve lo dico, ci prendiamo l'impegno, una sessione formativa rivolta a coloro che acquistano, organizzazioni pubbliche e private, che in 45-50 minuti, come si trovano oggi in rete, troveranno le giuste informazioni per inserire questi criteri all'interno di capitolati di gara, acquisti di privati, avere quelle specifiche tecniche che permettono di inserire questi elementi all'interno delle loro organizzazioni. Io chiederei a Alessa Zoccali, sempre per mantenere questo profilo di attenzione ai grandi utenti, diciamo consumatori di potenziali di biocombustibili, di venire anche lei qui, che fa parte dell'osservatorio per Terna, e di darci un suo punto di vista sui lavori dell'osservatorio, eventualmente anche dei suggerimenti. Grazie intanto Alessia per tutto quello che fai qua e dentro Terna nell'ambito della sostenibilità. Allora, grazie a te Silvano per la fiducia, come sempre, grazie a tutti, grazie a NESCHEM per aver avviato l'osservatorio insieme a Fondazione Ecosistemi. Noi siamo stati appunto molto interessati a partecipare perché facciamo parte, no, dei cosiddetti utilizzatori in generale di biolubrificanti. Ovviamente Terna, io in questo momento rappresento Terna, utilizza in particolare gli oli dielettrici come materiale di isolante per i trasformatori presenti nelle stazioni elettriche. E in realtà abbiamo anche partecipato alla redazione del dossier che stiamo presentando pubblicamente oggi, perché nel corso di questi ultimi anni abbiamo fatto una grande esperienza nell'ambito del GPP come impresa italiana
che fa parte del cosiddetto settore speciale. In questo senso abbiamo dato appunto un contributo al documento raccontando un po' che cosa significa il GPP per i settori speciali, quindi che spinta propulsiva può dare in termini di rafforzamento della sostenibilità della catena di fornitura. In questo senso poi si potrà leggere appunto il paragrafo proprio dedicato al GPP e ai settori speciali. Ritornando invece alla filiera, a quello che raccontavi anche tu, Silvano, all'inizio di questo dibattito, è che appunto la filiera è molto complessa e quindi, ecco, cogliendo anche la tua domanda, sicuramente secondo me nell'ambito dei lavori futuri di questo osservatorio possiamo investigare meglio questa nicchia di mercato che è quella del settore elettrico e quindi l'utilizzo dei biolubrificanti, degli oli vegetali nel settore elettrico. Ritornando al position paper, al dossier, noi abbiamo dato uno spunto per far capire quali sono i numeri in gioco. Terna, per esempio, nel 2020 si è approvvigionata di circa 591 tonnellate di oli dielettrici, di cui quasi la metà sono appunto oli vegetali. Quindi, insomma, diciamo che siamo, possiamo dire, un grande utilizzatore anche di oli cosiddetti green, e sicuramente potremmo dare un ulteriore contributo proprio per approfondire, insomma, anche le questioni proprio chimiche di filiere di mercato legate a questi prodotti. Io penso, ecco, con questo di aver detto un po' tutto. Ti faccio però una domanda prima che definire la tua comunicazione. E se ci sono stati dei problemi in azienda da qualche parte, perché uno dei temi è anche questo, mi ricordo che all'inizio c'erano anche questi dubbi relativi agli aspetti prestazionali, ovvero se, mi ricordo che una delle domande era: ma possiamo utilizzarli esattamente come se fossero con le stesse prestazioni degli oli convenzionali, e se questi dubbi sono stati risolti sul campo, sono state risolte con delle sperimentazioni, perché voi dite che ne consumate circa la metà di provenienza vegetale, quindi sono dubbi più o meno che sono risolti, o se permangono, e a quel punto magari sessioni formative specifiche, magari unità formative più piccole, però rivolte a tecnici che sono inseriti in contesti che magari sono quelli che danno le specifiche tecniche per gli ordini di acquisto, magari entrando in collaborazione con queste figure, alcuni di questi aspetti possono essere risolti. Ecco, su questo c'è stato discussione, allora, o no? La discussione, forse magari è nato un piccolo equivoco, la discussione che io ho lanciato durante appunto i lavori dell'osservatorio era riferita alla possibilità di far rientrare gli oli dielettrici nel rango dei lubrificanti, era questo, quindi anch'io, insomma, come te, Silvano, la mia estrazione, la mia cultura afferisce ad altre materie, per cui, ecco, sulla chimica magari stentiamo un pochino. Quindi la domanda era questa, e quindi sicuramente questo aspetto potrà essere ulteriormente approfondito. Sulla questione delle specifiche tecniche, noi in azienda le abbiamo messe a punto, noi abbiamo, quando ci approvvigioniamo di oli dielettrici, abbiamo appunto specifiche tecniche che fanno riferimento al mondo degli oli minerali sintetici, quindi prodotti da fonti fossili convenzionali, e specifiche tecniche che invece appunto garantiscono l'approvvigionamento appunto di oli vegetali. Quindi dal punto di vista delle prestazioni questo approfondimento in azienda è già stato fatto, tant'è che ci approvvigioniamo appunto di quasi la metà circa di oli vegetali al posto degli oli minerali convenzionali. Forse anche nel dossier abbiamo investigato dal punto di vista chimico alcune categorie di lubrificanti, magari, non lo so, e qui mi permetto di lanciare di nuovo questo suggerimento, possiamo eventualmente fare un approfondimento nel futuro su quella che è sia la nicchia di mercato riferita agli oli elettrici, gli oli appunto dielettrici, ma magari riportare anche delle informazioni di natura chimica, quindi delle informazioni tecniche che possono dare ulteriori contributi a chi come Terna, insomma, fa
utilizzo di questo tipo di oli. Quelle che io e te saltiamo, diciamo, quella parte del contributo che noi saltiamo a pie pari perché non siamo in grado di leggere come invece altri componenti dell'osservatorio. Io a chiusura di questo panel dei lavori non voglio metterlo in mezzo troppo, credo che abbiamo Andrea Polloni, ma un pochetto sì, ovvero una delle cose interessanti, già l'ho preannunciata, è il fatto che Andrea ha inserito in contesti internazionali anche dove il tema del procurement green è un elemento essenziale, insegna da tanti anni a Tor Vergata e anche al master di procurement. La Fondazione Ecosistemi con Tor Vergata ha, Andrea mi può smentire se non è vero, una convenzione di lavoro che ci permette di fare alcune attività assieme in modo facile. Noi abbiamo detto, abbiamo ipotizzato di andare a trovare il ministro Giovannini, ha mandato un segnale di augurio ai lavori del forum e non poteva intervenire perché a Dubai in questo momento con molti dei funzionari che avrebbero potuto partecipare, però abbiamo detto con Andrea magari andiamo a presentare una serie di questioni relative alla portualità sostenibile ma anche relativa a determinate ipotesi per la riduzione degli impatti ambientali collegati a prodotti che possono essere utilizzati all'interno dei porti. Inoltre Andrea, siccome ha tesisti, dottorandi impegnati in questi temi, a mio avviso anche un focus su questi aspetti nella parte della ricerca, se vogliamo, per costruire dei modelli di business innovativi, a mio avviso Andrea potrebbe essere una buona idea, visto che alcuni dei tuoi tesisti partecipano anche al concorso sulla migliore tesi di laurea su GPP ed economia circolare. Se qualcuno di questi fosse investito di quest'area di interesse per la costruzione di modelli di business innovativi collegati al green procurement pubblico e privato, ad esempio legato ai biocombustibili, potrebbe essere una buona idea. Non vuole essere un suggerimento troppo forte, però Andrea, partiamo da lì e poi andiamo a chiudere i nostri lavori. Andrea Polloni, se ci sei. Sì, buonasera a tutti e grazie Silvano per questa bellissima introduzione, ma più che altro per questa bellissima iniziativa. E come Università di Tor Vergata mi sento già di dirti che siamo veramente felici per una collaborazione più proficua sul tema dei biolubrificanti. Ho avuto modo di vedere in preview il rapporto è un rapporto abbastanza sostenibile che ho condiviso già con alcuni colleghi di alcune università straniere dobbiamo sostanzialmente adesso investire e il fatto di aver costruito un osservatorio mi sembra un'idea strategica ottima per poter collaborare in sinergia con Fondazione Ecosistemi, mondo universitario, mondo della ricerca, anche il CNR e le aziende di vario spessore. Vorrei solo chiudere dicendo, soffermandomi su alcuni punti, quello del fatto che ancora ad oggi mancano una mancanza di incentivi ad hoc per promuovere sempre più il settore dei biolubrificanti, quindi capire come possono essere colmate alcune barriere. Un altro punto interessante, e lo vedo anche dal punto di vista economico, è quello che c'è un potenziale enorme su una politica industriale di sviluppo,
che si può concentrare sull'innovazione e sostenibilità basata sul settore dei biolubrificanti. E questo lo vedo veramente come un passaggio molto, molto, molto interessante. Un altro punto importante è quello di essere anche molto interdisciplinari, parliamo quindi di biolubrificanti e quindi mettere assieme le competenze che siano dal punto di vista più gestionale o più scientifico. Avete prima parlato di esperti di chimica, ma anche di fisica o comunque sia in altri ambiti, quindi creare sostanzialmente dei gruppi di ricerca che possano sostanzialmente fornire con più competenze dei risultati e quindi accelerare quello che è anche la parte di innovazione e ricerca in questo ambito, permettetemi, non abbastanza nuovo e molto interessante da esplorare. E io ringrazio Silvano Falocco perché veramente ci coinvolge sempre, noi siamo molto contenti di partecipare a queste iniziative e siamo a disposizione come università. Il ministro Giovannini ed anche professore presso la nostra università ha lanciato un messaggio di augurio e, come ha detto Silvano, ci siamo messi in agenda un futuro appuntamento per poter collaborare assieme a lui e al suo ministero e ai suoi collaboratori. Grazie di tutto. Per l'impegno e la collaborazione, intanto ti sei guadagnato la presenza all'interno dell'osservatorio. Con Ilaria, quando abbiamo iniziato la costruzione dell'osservatorio, siccome abbiamo delle follie comuni, abbiamo pensato pian piano di poterlo estendere a figure, aree che magari all'inizio avrebbero nicchiato proprio perché non capivano invece l'integrazione tra l'interdisciplinarità che serve per poter gestire questi processi. Ora ci sembra che dopo un anno, noi l'avevamo detto all'inizio di questo lavoro, abbiamo detto dopo il primo osservatorio, dopo il primo documento dell'osservatorio, le cose cambieranno, perché l'importante è avere un rapporto, un documento scritto, un posizionamento. Questo facilita anche tutti i potenziali partner e interlocutori a capire qual è il tuo percorso di sviluppo. Su questo l'università, io ho citato alcune delle potenzialità che ci sono, faccio io quello che forse non dovrei fare io, ma forse dovremmo fare io e Ilaria, già ti invito a far parte dell'osservatorio e, visto che dirigi, coordini delle importanti riviste di settore nell'ambito della sostenibilità, riviste internazionali, è anche importante riuscire a tradurre questi documenti in un linguaggio che è quello delle tecnicalità, delle community, che magari parlano il linguaggio della sostenibilità internazionale, ma questo tema non lo conoscono precisamente. Quindi grazie di questa disponibilità, grazie della disponibilità anche di Tor Vergata, e sicuramente tra i nostri obiettivi c'è anche quello di proporre questa cassetta degli attrezzi al ministro Giovannini, che veramente ringraziamo del saluto che ha voluto portare a questa nostra iniziativa, e il dispiacere perché intervenire da Dubai in questo momento non era particolarmente facile. Io chiamerei Ilaria qui per un saluto finale. Ricordo intanto, senza imbarazzo, della nostra futura presentazione del rapporto all'interno di Ecomondo, lo facciamo volentieri, magari quella sarà anche l'occasione per invitare alcuni di questi soggetti di cui parlavamo, soggetti industriali, visto che alcuni sono molto più vicini rispetto al forum, magari saranno rispetto a Roma, perché sono emiliani, forse a Ecomondo e forse a Rimini avranno una distanza da percorrere assai inferiore e potremo invitarli a queste iniziative. Ilaria, se vogliamo chiudere. Sì, bella idea. Vi posso dare già la data, il 28 di ottobre alla Fiera Ecomondo di Rimini, presso il nostro stand che è stato immaginato come un agorà per raccontare quello che stiamo facendo, ma anche per fare incontrare soggetti
di mondi diversi e parlare e ragionare insieme, diciamo, sui percorsi dell'economia circolare e della transizione energetica. Ci troveremo dalle 15 alle 16.30 con Silvano Falocco, con le persone che hanno lavorato a questo osservatorio, con nuovi soggetti. Molto interessante questa idea di invitare queste aziende e altri soggetti che possono essere presenti a venirci ad ascoltare, e sarà l'occasione ovviamente di fare una proposta per entrare all'interno dell'osservatorio. E sull'allargamento a Tor Vergata? Assolutamente sì, il professore, se è ancora in linea, si può assolutamente considerare dei nostri, siamo assolutamente felici di questo, di averlo a bordo. E io ringrazio tutti. Questo è stato il primo appuntamento, l'hai ricordato te, ci diamo un altro appuntamento già subito all'anno prossimo, ma nel frattempo qualche passaggio per noi sarà importante farlo. Citavate prima con il professore delle tesi di laurea, con dei ragazzi che probabilmente stanno anche cercando dei temi e dei soggetti su cui lavorare. Noi abbiamo bisogno di coinvolgere giovani. Maire Tecnimont e Enschem, diciamo, come società del gruppo Maire Tecnimont, lo fa con grande regolarità, con grande frequenza. Siamo un po', come dire, un incubatore. Pensiamo che questi settori qui siano di grandissima attrazione per i giovani, quindi anche questo è, come dire, un elemento che dobbiamo mettere nel paniere, la possibilità di portarci a bordo studenti che poi ovviamente diventeranno degli specialisti di questo settore, specialisti che oggi non ci sono, e quindi in qualche maniera ci aiuteranno a creare anche una filiera di competenze nuove. Quindi questo sicuramente è il primo passaggio. Un secondo passaggio importante sarà quello di porci oltre confine e di cominciare ad aprire gli occhi verso l'Europa. Noi abbiamo voluto fare questo primo dossier e questa prima fotografia a livello nazionale, però ovviamente questo è un mercato che è assolutamente più che nazionale. È una filiera, lo ricordava Bellini prima, molto europea, e questo è un grande valore, è un grande valore da valorizzare. E quindi sicuramente noi avremo bisogno di allargare la visuale, quindi portarci dentro dei dati, delle case history verticali, trasversali a livello europeo, di tradurre il documento, ovviamente di renderlo accessibile anche a chi non parla l'italiano, questo è il nostro grande limite come italiani, e sicuramente abbiamo messo in cantiere almeno tre cose da fare di grande efficacia. Poi colgo ovviamente il suggerimento che lanciava Vincenzo Curso prima, questa trasversalità, questa multidisciplinarietà che abbiamo all'interno dell'osservatorio fa sì che riusciamo a parlare 12 lingue estremamente diverse tra loro, ma ciò non toglie che poi possano nascere dei gruppi di lavoro specifici che possano lavorare anche su una messa a terra concreta, su progetti tangibili. Questo ce lo auguriamo tutti ed è lo spirito con cui abbiamo creato questo osservatorio, stimolare la domanda per far sì che poi nascano dei progetti di natura industriale che quindi possono ovviamente mettere la disponibilità di questi prodotti realmente sul mercato. Grazie a tutti. Grazie a tutti e complimenti a tutti e buon lavoro, perché questo è un lavoro che abbiamo iniziato un anno fa e che continueremo. Grazie, alla prossima.